Ciao, un nuovo giorno. Oggi è venerdì, 4 febbraio, 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Grintosi sul lavoro, teneroni in amore. Ringraziate i due astri della fortuna, Giove e Venere, lui abbracciato alla bianca signora, lei in sestile insieme all'amico Marte. Se oggi, in barba a quanto sta sconvolgendo il mondo, a voi vanno tutte dritte. Ricetta vincente: il giusto atteggiamento, in amicizia come in amore, teneri e protettivi ma senza per questo diventare appiccicosi. Dinamici e spregiudicati sul lavoro, specie se vi occupate di finanza, tensione estrema invece per chi è nella sanità o nella politica, alle prese con decisioni faticose. Ma tutti quanti nei momenti di riposo diventano micioni e si addormentano tra le braccia del partner facendo le fusa. Idealismo senza quartiere, dopo la pausa pranzo ci si rimette subito a lavoro. Il pomeriggio che vi aspetta sarà un campo di battaglia. La coppia risente molto dei malintesi e dei fraintesi, nel rapporto c'è freddezza e scarsa comunicatività. Prevalgono immaturità e inesperienza che potrebbero sfociare in litigi anche di una discreta consistenza. Avvicinati alla natura. Bene, meditazione, yoga, viaggi nel verde. Rapporti a due saranno importanti. Chiudi bene a chiave casa e auto. La persona cui volete bene si potrebbe dispiacere delle critiche ricevute da alcune vostre amicizie, alcune della quali hanno criticato fin dall'inizio delle vostre scelte. Siate diplomatici e cercate di spiegarvi sia con la persona amata sia con le vostre amicizie. Non intestarditevi su un amore impossibile, piuttosto prendetevi cura più di voi stessi e approfittate di un Venere favorevole al vostro fascino che vi renderà, in alcune occasioni, irresistibili. Una giornata decisamente senza lode e senza infamia, Plutone è troppo lento per voi e sembra far girare tutto lentamente. Una situazione con qualche collega, amico o parente si complica improvvisamente lasciandovi solo il tempo di riflettere su qualche piccolo errore che avete commesso in passato. In serata ripresa dell'umore. Un incontro inatteso potrebbe rallegrarti la giornata. Accoglilo con entusiasmo. Giornata tutto sommato positiva, solo i nati di mercoledì e venerdì potrebbero risentire di una luna nervosa che metterà loro il bastone tra le ruote. Ignorate le male lingue. Pensate di più alle vostre esigenze e portatele avanti senza voltarvi indietro. Basta piangervi addosso, pensate positivo e cercate di migliorare la vostra comunicabilità. Presto arriverà un messaggio gradito. Non abbiate timore nel mettere in pratica le parole, dovete acquisire un po' più sicurezza. È sempre bella la flessibilità. Fate il punto della situazione e decidetevi su alcune piccole scelte, non vi impegneranno troppo la giornata. Le persone intorno a voi inizieranno a rivalutarvi e ad avere più stima delle vostre opinioni. Serenità in amore per le nate alla fine del segno. Profilo astrale in cui troviamo la luna in angolo dissonante, a provocarvi piccoli incidenti di percorso non previsti in ogni campo. La negatività lunare si somma a quella già stabile di Venere-Plutone da tempo in orbita contrastante col Cancro. È in special modo l'ambito familiare a essere investito da qualche difficoltà quest'oggi. Dovete trovare il modo di intavolare un dialogo costruttivo con i vostri conviventi per giungere a punti di accordo soddisfacenti. In serata il clima si rasserena grazie alla vostra buona volontà. Cari Cancro, molti di voi si stanno risvegliando da una sorta di letargo più o meno apparente. È come se negli ultimi mesi voi vi foste ritirati a vita privata. Un po' chiusi rispetto al mondo e questo anche se avete un ruolo pubblico. Apritevi al mondo. La vostra piacevole natura e disponibilità nei confronti degli altri faranno in modo che gli altri vorranno imitarvi. Approfittatene per seppellire l'ascia di guerra. Se evitate che i fattori esterni vi destabilizzino, manterrete i vostri livelli di energia. Mantenete la rotta. Lavorerete abbastanza assiduamente in questa giornata, poiché vi siete buttati sul lavoro, per non pensare a certe persone, che hanno sconvolto la vostra vita e che non vedete da un po'. Niente paura, sta arrivando per voi il momento nel quale tornerete ad incontrarvi e ad avere notizie rassicuranti. Tuttavia,
Se volete instaurare qualcosa di più profondo, vi converrà aprire il vostro cuore. Giornata tutta imperniata sui rapporti, a segnalarvelo l'opposizione di Venere e Marte, il partner vi adora ma chiede anche molto, cosa che in linea generale fa anche il vostro prossimo, in un'alternanza di guerra e pace, conferme e battaglie. Coppia in primo piano, dunque, ma anche le amicizie, impersonate dal sestile di Urano, reclamano la loro parte, ma saranno gli ideali più che i fatti a tenere banco, parola della coppia Luna-Giove in segno d'acqua in trigono al vostro. Amore ed Eros. Gli assi nella manica per gestirvi l'amato rompiscatole traendo il massimo dal rapporto li avete già, dolcezza, ottimismo, intuito. Pigliatelo come è, rustico ma dal cuore d'oro, contro la gelosia ossessiva la soluzione è il dialogo. Tenerissimi con i figli, anche se sono già all'università per voi sono sempre cucciolotti. Dovrete prendere alcune decisioni riguardanti la vostra relazione più stretta e intima. Il tuo partner può sentire che va bene così com'è, ma tu vorresti prendere un impegno più serio. Pensateci attentamente. Non fate progetti impegnativi in questa giornata e non puntate troppo in alto verso ambiziose mete sentimentali. È più opportuno in questa fase saper pazientare senza farsi frastornare troppo da quelle che per adesso potreste vivere come mere illusioni. Lavoro. In fase di trattativa, pugno di ferro nel guanto di velluto, ogni tanto lanciate una battuta di spirito che distrae l'interlocutore portandovi in vantaggio. Benino anche nel caso si tratti di stranieri, la lingua la masticate discretamente, ma non con la fluidità che avevate sperato. Qualche battaglia per la supremazia animerà la giornata di coloro che lavorano in squadra con altri, ci sarà da lottare per affermare le proprie posizioni. Una giornata di metà inverno in cui potrete ricavarvi una nicchia di relax non disgiunto dalla cultura guardando un bel film classico. Quali sono i generi che più appassionano il vostro segno? Quello della commedia romantica e sentimentale, magari con uno sfondo sociale e politico. Ad esempio perfetto potrebbe essere Indovino chi viene a cena? Dell'anno 1967, diretto da Stanley Kramer e interpretato da Katharine Hepburn, Spencer Tracy e Sidney Poitier. Benessere. Signorine in fiori punteggiate di brufoletti, il cioccolato utilizzato come anti-ansia ha fatto il suo effetto devastante. Stop almeno fino a San Valentino, ogni volta che pensate a una barretta, che con un po' di fantasia può ricordarvi un tronco o un ramo, fate un salto con l'immaginazione e pensate alla primavera, visualizzando fiori e frutti, ovvero un bel cespo di insalata e una mela verde, ecco il vostro pranzetto del giorno. Non sei mai stato uno che si è conformato ciecamente al gruppo, ma sicuramente ti interessa ciò che le persone pensano di te. È il momento di aiutare loro e te stesso e dare loro le informazioni di cui hanno bisogno per conoscerti veramente. Per lei, cuore blindato in cassaforte, ma con l'Eros non vi fate pregare, cogliete al volo l'invito del fascinoso vicino di pianerottolo. Per lui, se qualcosa bolle in pentola, rischiate di essere scoperti, la gelosia guida le antenne della vostra lei nella giusta direzione. Colore delle emozioni, fucsia. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.